con grande fatica stanno emergendo grazie all'abnegazione e al coraggio di alcuni magistrati che il tuo popolo delle Agende Rosse è andato anche ad abbracciare così come scorta civica, perché sentano da parte dei cittadini la vicinanza, la voglia di verità, la voglia di riscatto. A tuo avviso questo è un momento simile a quello del 1992? Secondo te in questo caso la gente oggi, ti parlo proprio non solo del popolo delle Agende Rosse, ma di tutto il grande popolo che si sta unendo attorno alla tua chiamata alla verità, come sta reagendo, come vive questo momento, con quanta consapevolezza e quanto secondo te può incidere sulla richiesta di verità e giustizia? Ecco, permettimi prima di rispondere alla tua domanda di innanzitutto di scusarmi con voi per avervi fatto aspettare qui, ma oggi è stata una giornata particolarmente faticosa per me. Ho fatto 500 km in macchina per arrivare ad Ancona, dove mi attendevano alla facoltà di ingegneria gli studenti della facoltà di ingegneria. Ho fatto un incontro lunghissimo e bellissimo, mi trovavo tra l'altro, ho detto loro, in una... Io ricordo quando per la prima volta entrai in un'aula magna della facoltà di ingegneria a Palermo dopo essermi iscritto in ingegneria. Ho raccontato loro perché mi sono iscritto in ingegneria e oggi vi voglio anche raccontare un po' di Paolo. Io non lo faccio mai, di solito vado, faccio gli incontri, questa agenda rossa qui per me è quasi un'arma di guerra, io la sollevo per incitare i giovani alla resistenza, per incitare i giovani perché combattano per conoscere la verità, conoscere la giustizia, quella lotta che io sto combattendo da anni e nella quale mi sono ritrovato attorniato da tanti giovani, la maggior parte dei giovani che hanno la stessa mia voglia di verità, la mia voglia di giustizia. Erano giovani che non avevano neanche, avevano pochi anni quando Paolo è stato assassinato, che nonostante questo però amano la figura di Paolo. Paolo è quasi come se i pezzi di Paolo, i pezzi che l'hanno fatto, fossero entrati in ciascuno di loro e gli danno la voglia di combattere per Paolo, la stessa cosa che sento io, è quasi come se ci fosse un pezzo di Paolo dentro di noi. E di solito io adopero questa, la innalzo quasi come se fosse un'arma. L'abbiamo adoperato quasi come se fosse un'arma anche in Via D'Amelio quest'anno, in cui per la prima volta dopo 17 anni abbiamo impedito che venissimo costretti a quei funerali di Stato che noi 17 anni fa abbiamo rifiutato, rendendoci conto di come ci fossero allora, pensavamo delle omissioni per quanto riguardava la protezione di Paolo. Poi a poco ci siamo resi conto che non si trattava soltanto di omissioni, ci siamo resi conto che nell'assassinio di Paolo c'entrassero anche pezzi dello Stato, non era solo la mafia che aveva ucciso Paolo, c'erano pezzi dello Stato che avevano collaborato a quella strage, che avevano fatto sì che quella strage avvenisse. Quest'anno con tanti giovani, con queste nostre agende rosse, per la prima volta abbiamo impedito che Via D'Amelio venisse profanata ancora una volta, abbiamo impedito che degli avvoltoi venissero lì in Via D'Amelio ad assicurarsi che Paolo fosse veramente morto. È quello che vengono a fare ogni anno. Ogni anno vengono lì e vengono ad assicurarsi che Paolo non ci sia più. E io questo l'anno scorso ero in Via D'Amelio e quando è venuto il Presidente del Senato Schifani a porre la sua corona in quel posto, io ho avuto l'impulso di farmi avanti da solo, ero da solo, e di dirgli quella corona la vado a mettere davanti alla tomba di Mangano, e questo è il vostro eroe, lasciateci stare. L'impulso di farlo, poi in quel momento è arrivata Agnese e io mi sono bloccato, non ho voluto che Agnese sarebbe stata turbata da questo mio gesto e quindi io non l'ho voluto compiere, ho trattenuto la mia rabbia, il mio sdegno e non l'ho più fatto, però fu quel giorno che giurai che
dall'anno dopo io non avrei più permesso che quelle cerimonie si ripetessero. Allora è bastato proprio che io dicessi, cominciassi a dire sulla rete, e la rete per la tramite la quale io parlo, io non vado in televisione, non sono gradito alle organi di informazione di oggi, e raramente mi invitano a parlare nei media che oggi vanno per la maggiore, che ci riempiono la testa di falsità, di un'Italia che non è quella che veramente è, ma di un altro paese, un paese che non esiste, un paese fatto di pacchi, fatto di giochi, fatto di escort, di tutt'altra cosa di quello che è veramente il nostro paese, un paese in cui va tutto bene, un paese in cui non si deve parlare della crisi, altrimenti la gente si scoraggia e così via, e poi invece la realtà è quella che è. Allora, niente, io promisi a me stesso che non avrei permesso che questa offesa si ripetesse, che ci venisse l'imposto che i funerali di Stato che noi avevamo rifiutato 17 anni fa, ed è bastato solo che io annunciassi questo sulla rete, su questo, quella che è l'unica mezzo con cui io riesco ad arrivare alla gente, tramite il quale la gente mi conosce e mi invita in tutta Italia a parlare. È bastato che io dicessi questo sulla rete perché quest'anno per la prima volta non una delle cosiddette autorità si presentasse in via D'Amelio. Se fossero venuti non avrebbero trovato nient'altro che dei ragazzi con queste terribili armi in mano, li avremmo alzati, avremmo detto loro di andare a mettere la loro colonna da un'altra parte. È bastato questo, per la prima volta nessuno si è presentato. E io ho giurato che da quest'anno, fino a quando avrò vita, fino a quando avrò respiro, io non permetterò più che quella profanazione si ripeta, a meno che non venga conosciuta la verità, a meno che non venga fatta giustizia. Allora non ci sarà più un 19 luglio da commemorare, non ci sarà più un 19 luglio, allora sarà il 19 gennaio che andremo in via D'Amelio per fare gli auguri a Paolo, perché il 19 gennaio è il giorno della nascita di Paolo, e da quel giorno il 19 luglio non esisterà più. Se sarà fatta giustizia, io finalmente potrò piangere mio fratello, cosa che ancora non mi è permesso di fare. Io finalmente potrò seppellire mio fratello, cosa che ancora non mi è permesso di fare. Il 19 luglio lo dimenticherò, andrò il 19 gennaio a salutare mio fratello vicino a quell'olivo che mia mamma ha fatto piantare in via D'Amelio perché fosse simbolo. Allora, quando lo fece piantare perché fosse simbolo, come ci disse, di pace e di speranza. Purtroppo oggi lo fece venire da Betlemme proprio perché fosse di simbolo di pace e di speranza. Purtroppo oggi anche Betlemme, piuttosto che simbolo di pace e di speranza, è diventato anche simbolo di odio e di oppressione per tutto quello che succede in quel paese, per quei muri che vengono costruiti lì dove Gesù Cristo è sceso su questa terra, è nato. Oggi dei muri dividono popoli che dovrebbero essere fratelli, che invece si odiano, invece si combattono, e quindi neanche più Betlemme è un simbolo di pace e di speranza. Però mi fa portare un po' d'acqua, però quell'olivo è sempre lì. Siamo andati lì non con le nostre agende rosse, siamo andati lì semplicemente con dei bigliettini rossi e li abbiamo appesi a quell'albero e l'abbiamo chiamato il Natale di Paolo. Io spero che un giorno potrò andare il 19 di gennaio, non più il 19 luglio, a ricordare mio fratello, anche a piangere mio fratello. Io l'anno scorso eravamo all'Università di Palermo insieme con Giorgio, insieme con i ragazzi di Antimafia 2000, eravamo lì e io ho chiesto ai giudici di Palermo, ho chiesto a Ingroia, ho chiesto a Di Matteo che non veniva a parlare insieme a noi, gli ho chiesto: per favore permettetemi di piangere mio fratello. Io ho chiesto loro di andare avanti sulla strada della giustizia in maniera che io finalmente possa piangere mio fratello, finalmente io posso parlare di mio fratello come mio fratello e basta. Io ho voglia di parlare di Paolo, di parlare dei miei ricordi di Paolo, di quella giovinezza che abbiamo trascorso insieme, di tutto quello che abbiamo vissuto insieme, però
quando mi chiedono, mi fanno queste domande, mi dicono di ricordare Paolo, io dico mi dispiace ma non posso, io quel Paolo c'era un pezzo del mio cuore che ancora non posso aprire, non posso tirare fuori dei ricordi, perché io prima devo seppellire mio fratello, prima è necessario che sia fatta giustizia per mio fratello. Io quest'anno sono andato, dopo 17 anni, ho avuto un'esperienza bellissima, finalmente sono riuscito ad andare nella tomba di Emanuela Loi, sono riuscito ad andare a Sesto e lì ho visto quella tomba in cui riposa Emanuela Loi sotto un velo d'acqua che come se quel velo d'acqua dovessero proteggerlo da quel mondo che c'è fuori da dove oggi Emanuela Loi si trova, quel mondo in cui oggi purtroppo siamo noi. Avevo portato qui la mia agenda rossa che di solito, ripeto, adopero come un'arma, adopero gridando resistenza, gridando, combattendo le mie battaglie, però quel giorno questa agenda rossa l'ho aperta così, l'ho aperta nella pagina dove c'è la fotografia di Paolo e poi ho messo l'agenda con la fotografia di Paolo, l'ho messa lì vicino a Emanuela, vicino alla fotografia di Emanuela, perché così come Emanuela ha fatto da scorta a Paolo ed è morta per fare da scorta a Paolo, Paolo facesse da scorta a Emanuela lì oggi dove Emanuela riposa. Io, mio fratello, vedete, ho un desiderio grandissimo di parlare di mio fratello, di raccontare di mio fratello, ma non riesco a farlo, eppure vi voglio dire qualcosa di quello che lo voglio fare oggi. Perché? Perché io quando vengo qui a Sant'Elpidio insieme con Giorgio, insieme con i ragazzi di Giorgio, mi sento quasi a casa, mi ricordo quell'esperienza bellissima che ho fatto quando, dopo aver conosciuto sulla rete Giorgio, Lorenzo Baldo, alcuni di loro, l'avevo conosciuto sulla rete, era la rete dove io, dopo 7 lunghi anni di silenzio in cui non ero più stato capace di parlare, non avevo più voluto parlare, dopo i primi 5 anni dopo la morte di Paolo in cui giravo le scuole e parlavo di speranza, parlavo di giustizia, parlavo di senso dello Stato, poi quando quell'alba che mi era sembrato di vedere arrivare dopo la morte di Paolo, quando la gente alla cattedrale di Palermo urlava Paolo, 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 e ha cacciato quegli avvoltoi che si disputavano in primi posti davanti alle bare dei ragazzi di Paolo. Io vedendo quella reazione della gente, vi giuro, io avevo creduto che veramente tutto stesse cambiando nel nostro paese, che veramente la morte di Paolo fosse riuscito a cambiare il nostro paese. La gente reagire in maniera tale che io pensavo veramente che si stesse per cominciare a sentire quel fresco profumo di libertà di cui Paolo aveva parlato in uno dei suoi ultimi discorsi. E io allora arrivai a dire che se Dio aveva voluto che Paolo morisse perché il nostro paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire. Perché la propria rotta di commerciante, della propria rotta con cui stavano portando i loro traffici e abbandonarle e andare a soccorrere quegli uomini di mare, quegli uomini che erano in pericolo, quegli uomini che stavano per morire. Oggi la legalità sono i respingimenti, questi uomini che vengono da paesi in cui vengono vessati, devono fuggire dai loro paesi, devono fuggire per fame, devono fuggire perché c'è una dittatura, devono fuggire perché non hanno da mangiare e vengono a cercare qui un lavoro, perché la maggior parte di quella gente viene per questo motivo e ci sono i respingimenti. Sapete che il canale di Sicilia è pieno di cadaveri che vengono tirati fuori, vengono tirati con le reti dai pescatori e poi vengono ributtati a mare perché non possono neanche andarlo a denunciare. E il nostro paese è pieno di cadaveri, di barche che sono state affondate magari perché la motovedetta, per scoraggiarli, è andato lì a girare intorno, e quelle barche cariche di disgraziati, cariche fino al verosimile, sono affondate, hanno distrutto anche questa solidarietà. Oggi quello che succede, la legalità, cos'è la legalità? La legalità che in un paese a Ponte Ranica una targa
intitolato a Peppino Impastato, quello che una volta chiamavo un eroe, che oggi non posso più chiamare eroe, perché eroe è Vittorio Mangano, non posso più chiamarlo con questo nome, hanno tolto la targa dedicata a Peppino Impastato, perché le targhe hanno detto che devono essere dedicate alle persone nate in quel posto, questo, così stanno distruggendo quella fragile unità d'Italia che in qualche maniera esisteva. Adesso stanno distruggendo anche quello, fomentando l'odio tra le persone del sud e le persone del nord, togliendo le targhe dedicate a Peppino Impastato, a quello che dovrebbe essere un eroe di tutto il nostro paese. E hanno fatto di peggio, c'era un olivo, come il nostro olivo, quello che mia mamma ha fatto piantare in via D'Amelio. Ma mamma ne fece venire da Betlemme 10, perché ci disse: uno piantato, l'altro mettetelo a dimora, perché se per caso ve lo strappassero quell'olivo, voi ne dovete piantare un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, finché non sarà più il nostro olivo a essere strappato, ma saranno la mafia, l'indifferenza, questo terribile cancro a essere strappato dal nostro paese. In via D'Amelio non hanno avuto il coraggio di strapparcelo, nessuno ce l'ha strappato. Quell'albero è ancora lì e cresce sempre più forte, non c'è stato bisogno di piantarlo un altro. A Ponteranica, un paese del Bergamasco, quella regione in cui io sono scappato 40 anni fa dalla Sicilia per fuggire il fiato della mafia che sentivo sul collo, per fuggire da una città in cui in ogni strada c'era stato un morto ammazzato, in cui le strade le riconosciamo per le persone che ci sono state ammazzate. La strada dove è stato ammazzato dalla Chiesa, dove è stato ammazzato Battile, dove è stato ammazzato Chinnici, dove è stato ammazzato Pio La Torre. Questo è il nostro paese. In ogni strada, la mia città, in ogni città c'è un morto ammazzato. Fanno addirittura i giri turistici per passare dalle strade dove hanno ammazzato qualcuno. E io sono fuggito da quella città e ne porto ancora dietro il rimorso nei confronti di mio fratello. Io devo pagare un debito è quello che sto pagando io verso mio fratello, devo pagare questo debito di essere fuggito mentre lui è rimasto lì. Non sarebbe servito a niente che io restassi, io non sono un magistrato, io sono un ingegnere, però io ho fatto una scelta egoistica, ho fatto una scelta per me stesso e credevo che fosse la scelta giusta, una scelta per me, per la mia famiglia, per i miei figli, e sono fuggito per la città credendo di riuscire a sfuggire a quel cancro che divora, da sempre divorato la nostra terra. Oggi vivo a Milano e a Ponteranica, a poca distanza da casa mia, un olivo dedicato a Peppino Impastato è stato reciso alla base. Hanno mutuato i metodi che in Sicilia adoperano i mafiosi per intimidire, per scoraggiare quelle persone, quelle agricoltori che si ribellano alla mafia, che non vogliono soggiacere ai diktat della criminalità organizzata, gli strappano le vigne, gli tagliano le olive. Quello succedeva in Sicilia e succede ancora in Sicilia, lo fanno anche con le cooperative di giovani a cui vengono assegnati le terre confiscate alla mafia. Questo è quello che fanno ancora oggi in Sicilia, e io credevo di essere andato in un paese diverso, in un paese in cui quello non ci fosse, invece no, il nostro olivo è ancora là in via D'Amelio, e invece l'olivo dedicato a Peppino Impastato è stato tagliato, reciso alla base. Allora io ho capito che è inutile scappare da quelle cose che non ci piace. Nella prima pagina di questa agenda rossa c'è scritto una frase di Paolo, una delle tante bellissime frasi di Paolo, c'è scritto: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Questo è quello che ha fatto Paolo. È rimasto nella sua terra per cambiare la sua terra, cambiare il suo paese, perché ha sacrificato la sua vita per cambiare il suo paese. L'hanno sacrificato insieme a lui quei ragazzi che sono morti, quelli che io chiamavo eroi, che voglio chiamare eroi, che potevo chiamare eroi. Oggi quel nome non lo posso più adoperare. Come faccio a chiamare eroe Emanuela, a chiamare eroe Peppino Impastato, quando è stato eroe, è stato proclamato Vittorio Mangano? Come faccio a chiamare loro eroi? Non li posso chiamare.
E questi sono i veri eroi. E io pretendo di poter ricominciare a chiamare questi ragazzi eroi. Questi ragazzi, vedete, sono quei 5 ragazzi che sono morti insieme a Paolo. Ma non sono solo loro, non sono solo loro gli eroi. Eroi sono anche quei cento tra poliziotti e carabinieri che dopo la morte di Falcone si misero dietro la porta di Paolo, alla procura di Palermo, per chiedergli di fare parte della sua scorta. E sapete cosa significava questo? Sapete? Significava come noi ci mettiamo al botteghino del cinema per vedere Avatar, per vedere un film che la gente va a vedere, bisogna mettersi in coda al botteghino per pagare il biglietto. Quei ragazzi si mettevano dietro la porta di Paolo per chiedere di andare a morire. Chiedere di andare a morire, perché come Paolo sapeva di dover morire, così lo sapevano quei ragazzi che chiedevano di fare parte della sua scorta, si mettevano in fila per andare a morire. E io non devo poter chiamare questi ragazzi eroi, perché qualcuno considera eroi, proclama eroismo l'omertà e chiama eroi Vittorio Mangano. Noi ci dobbiamo riappropriare di queste cose, di questi nomi, anche ai nomi stanno togliendo significato. Noi ci dobbiamo riappropriare, noi dobbiamo poter chiamare la legalità ancora illegalità, e non, quando diciamo legalità, pensare che la legalità significhi prendere le impronte ai bambini rom o distruggere le baracche di quei migranti che poi noi sfruttiamo, che prima, come è successo a Rosarno, vengono trattati come schiavi, devono lavorare per 18 ore al giorno, e di quei pochi euro che guadagnano, la metà se li piglia chi li sfrutta, se li piglia il caporale che gli permette di lavorare, e poi quando non servono più vengono cacciati, gli sparano addosso. Questo è quello che succede, e questa è illegalità, la legalità è diventata questa. Gli eroi sono diventati quelli, noi ci dobbiamo poter riappropriare anche delle parole, perché ci stanno togliendo tutto, ci stanno togliendo la nostra Costituzione, una Costituzione che è nata con... Le parole di quella Costituzione sono scritte con la penna intinta nel sangue dei martiri della Resistenza, e oggi noi dobbiamo accettare di vivere in un paese che è fondato sul sangue delle stragi del 92 e del 93. Possiamo permettere che la nostra Costituzione, scritta col sangue dei martiri della Resistenza, oggi sia distrutta, sia vilipesa, che a poco venga cambiata, e con purtroppo quello che dovrebbe essere il garante della nostra Costituzione, che firma dei decreti apertamente anticostituzionali, come se si trattassero delle ricevute di un telegramma. Gliel'aveva portato una di quelle partigiane che hanno lottato insieme a me, gliel'aveva portato su un Alfano, perché è diventata parlamentare europea e doveva ricevere il Presidente della Repubblica, e lei, avevamo concordato insieme di portarle un'agenda come questa, con una dedica che io le avevo scritto, proprio basandomi sulle parole di Paolo. Paolo qui parlava di Palermo, non mi piaceva, io gli avevo scritto semplicemente che il nostro paese, questo nostro paese di oggi non mi piace e che voglio lottare per poterlo cambiare, questo avevo scritto parole come questa. Ma quando il Presidente della Repubblica ha sentito che quell'agenda gli arrivava da Paolo Borsellino, l'ha presa così e l'ha data all'usciere senza neanche guardarla. Questo è diventato oggi il nostro paese. Io soltanto perché io chiedo giustizia, chiedo verità, io vengo considerato un sovversivo. Sapete che cosa è successo di me il giorno dell'anniversario di Falcone? Perché io avevo promesso che il 19 luglio sarei stato a Palermo con queste agende rosse a impedire la profanazione di quella via. È successo che dovevo arrivare a Palermo il Presidente della Repubblica. Prima che arrivasse, è arrivato all'aeroporto di Palermo una telefonata dove si chiedeva a un funzionario della polizia di verificare se Salvatore Borsellino aveva prenotato un aereo per Palermo quel giorno.
funzionario che ricevette la telefonata andò presso tutti i terminali delle varie compagnie aeree a vedere se c'era un aereo prenotato a mio nome, poi ritornò al telefono, disse no, non c'è nessun aereo prenotato a nome di Salvatore Borsellino. E poi, come io ritengo che tanti avrebbero fatto, disse ma perché me lo chiedete? Cosa è diventato? Un terrorista Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo? Quel poliziotto che... E quando abbiamo portato lei da queste donne, mia mamma gli ha preso la mano e gliel'ha baciato, perché gli ha detto che quelle donne, quelle mamme avevano sacrificato la vita dei loro figli per suo figlio, e quindi lei avrebbe dovuto serbargli riconoscenza eterna. E quei ragazzi avevano dei nomi, quei ragazzi si chiamavano Agostino, si chiamavano Claudio, si chiamavano Emanuela, si chiamavano Vincenzo, si chiamavano Walter, erano questi, sono questi. Perché ricordo quello che mi ha raccontato Gioacchino Gecchi. Vedete, io sono arrivato in Via D'Amelio, sono arrivato tardi quel giorno. Io ero nella mia casa a Milano, stavo lavorando, e mi chiama mia moglie, mi dice corri che stanno dicendo di un attentato a Palermo. Io non ho avuto neanche bisogno di andare a vedere che cosa fosse successo, perché sapevo che cosa era successo, sapevo, mi aspettavo, come ce l'aspettavamo tutti gli italiani, che avrebbero ucciso Paolo Borsellino. Tutti lo sapevamo, tutti ci aspettavamo che Paolo sarebbe stato ammazzato così come avevano ammazzato qualcuno. Non ne ha avuto neanche bisogno di andare a sentire che cosa succedeva. Dicevano c'è stato un attentato, forse sono stati feriti due persone della scorta, forse è stato ferito un giudice. Prima si diceva che quel giudice fosse Ayala, perché abitava a poca distanza da Via D'Amelio. Non ho avuto bisogno, di correre a vedere che cosa era successo. Poi riuscii a trovare il primo aereo e arrivai a Palermo dopo la mezzanotte, e quando arrivai in Via D'Amelio ormai non c'era più tutto quell'inferno che c'era in Via D'Amelio, quell'inferno da cui io da poco ho avuto la possibilità di vederlo, ho avuto da poco, perché mi hanno dato un video girato dai pompieri subito dopo la strage, e mi dicevano non guardarlo perché ci sono delle scene terribili, e io invece l'ho guardato perché quelle cose sono successe, è inutile chiudere gli occhi e non guardare, a cosa serve? Io so che sono successo, allora posso anche vedere mio fratello senza le gambe, posso anche vedere mio fratello senza un braccio, perché tanto mio fratello è morto nel corpo, ma mio fratello in ogni caso è vivo, non è morto. Quella strada era piena di pezzi di carne, quella via era piena di sangue che scorreva, andava a bagnare quella terra in cui oggi cresce quell'olivo che ha fatto piantare mia mamma. Ma quelle cose sono successe. Quello che è terribile è che giustizia non sia stata fatta per quello che è successo, è terribile che la verità non sia venuta fuori ancora su quello che è successo. È per questo che io devo combattere, devo gridare resistenza. Che io posso piangere mio fratello, così come ho chiesto a Palermo ai giudici in Groia di Matteo, gli ho detto vi prego fatemi piangere mio fratello, e io questo che cerco, questo che voglio, perché vedete, quando io sono arrivato tardi, sono arrivato la notte, quindi non ho potuto vedere quelle scene terribili che ho visto poi in quel video, però Gioacchino Genchi era arrivato 2 ore dopo quella strage e mi ha raccontato che cosa ha visto quel giorno. Lui aveva conosciuto Emanuela Loi, quella ragazza che oggi sorride sotto quel velo d'acqua e che sorriderà per sempre.
sotto quel velo d'acqua. Lui l'aveva conosciuto un mese prima nello studio della Barbera, aveva visto che era una ragazza bionda, una bella ragazza bionda, ma più che bella era il suo sorriso che lo rendeva bella. I suoi compagni dicevano, dopo che è morta, hanno detto che era bella come il sole, perché era il suo sorriso, era il suo coraggio che la rendeva e che la rende bella come il sole. Gioacchino Cecchi l'aveva visto solo una volta, sapeva che aveva visto che era una ragazza bionda sorridente. Arrivò 2 ore dopo la strage in via D'Amelio, c'erano i pezzi di Emanuela Loi che si staccavano ancora dall'intonaco contro il quale li aveva stampati la potenza di quella bomba. Erano lì i pezzi di Emanuela Loi, c'erano in mezzo i suoi capelli biondi, si staccavano, cadevano a terra e c'era qualcuno che li prendeva e li metteva in un sacchetto, in un piccolo sacchetto. Non ci voleva tanto per prendere quello che era rimasto di Emanuela Loi. E quelle cose furono, quei pezzi, quei poveri resti furono messi in una bara, quella bara davanti ai quali si disputavano il posto quegli avvoltoi che erano andati alla cattedrale di Palermo, e furono mandati poi lì a Cagliari dove c'erano i genitori di Emanuela. E quello stesso Stato che oggi paga voli di Stato pieni di giullari, di soubrette, per non chiamarli in altra maniera, che vanno a allietare i giorni e le notti del Presidente del Consiglio con voli di Stato che vengono pagati da noi, per lo stesso Stato ha fatto arrivare la fattura del trasporto di quella bara ai genitori di Emanuela Loi. E i genitori di Emanuela Loi hanno dovuto chiedere un prestito perché non avevano i soldi per pagarli. Questo è il nostro Stato e noi accettiamo che tutto questo succeda. Accettiamo di vivere in uno Stato come questo, accettiamo di vivere in un paese in cui la nostra Repubblica, la Repubblica in cui oggi viviamo, è fondata sul sangue di quelle stragi, sul sangue. Per questo questa agenda è rossa, non era rossa perché era rossa quella che avevano regalato a Paolo dall'arma dei carabinieri, ma questa agenda oggi è rossa del sangue di quelle stragi, di quel sangue che non potrà, che dovremo continuare a guardare per ricordarci quello che è successo, perché fino a quando non ci sarà stata giustizia, fino a quando non avremo la verità, noi non potremo avere pace, noi non dovremmo accettare di vivere in un paese come questo, e invece purtroppo lo facciamo. Vedete, a me dicono Berlusconi, ma la colpa è nostra di quello che succede, la colpa è nostra perché noi non ci ribelliamo, noi non facciamo di avere un paese che gente che ride perché c'è stato un terremoto e di conseguenza potranno ingrassare sui soldi che prenderanno per ricostruire magari ancora una volta con case dello studente costruite senza un pilastro dove quel pilastro ci doveva essere, costruito con sabbia impastata, con cemento impastato con troppa sabbia, e quindi un terremoto che avrebbe magari, se fosse successo in Giappone, provocato 2-3 vittime, se le avesse provocate, qui ha provocato una strage. E noi accettiamo di vivere in un paese come questo, accettiamo di essere trattati come degli analfabeti, che non abbiamo più un diritto di voto, che andiamo a mettere delle croci nel momento in cui veniamo chiamati dentro una cabina elettorale a esprimere il nostro voto. Ma è un voto mettere una croce e fare leggere 20 condannati in via definitiva che oggi sono al Parlamento. È un voto che li mettono in testa alle liste, e mettono in testa alle liste le persone più ricattabili in maniera da poter meglio esercitare il loro potere. Noi accettiamo di vivere in un paese come questo, accettiamo di vivere in un paese in cui si fa strame della nostra Costituzione, in un paese in cui non esiste più un potere. Dove sono? La nostra Costituzione dice che c'è un potere legislativo, un potere esecutivo, un potere giudiziario. Dove sono, dove è più questa divisione dei poteri? Se oggi al Parlamento è stato tolto la potestà di legiferare,
se oggi le leggi vengono fatte tramite decreti legge che non vengono neanche studiate nel Consiglio dei Ministri, in un Consiglio dei Ministri, ma vengono studiati in una sala da pranzo di una villa di Arcore o in una stanza da letto di una villa di Arcore, da suppresso, per non chiamarle in altra maniera, che poi diventano ministre grazie alla capacità che hanno dimostrato nel letto del Presidente. Vi rendete conto che se grazie a quella che ormai è stata l'ultima opposizione nel nostro paese, va? Oggi l'opposizione del nostro paese si riassume in Veronica Lario. Se Veronica Lario non avesse denunciato che c'era lo mettiamo adesso le zoccole, che avrei dovuto sopportare che mia sorella andasse al Parlamento europeo a sedere accanto a quelle persone che il Presidente del Consiglio, l'utilizzatore finale, dopo che ha fatto quello che ha fatto con la Taddario, poi nel momento in cui questa compare in televisione dice che è uno scandalo che quella persona sia potuta apparire in televisione. Cioè non è uno scandalo che lui l'abbia fatto entrare a Palazzo Grazioli, l'abbia fatto entrare in una macchina con i vetri oscurati perché non si vedesse che stava entrando. Quello non è uno scandalo, è uno scandalo che appare in televisione. Non è uno scandalo che lui stesse per fare nominare persone come quelle, ministro o li stesse portando al Parlamento europeo, se l'ultima opposizione nel nostro paese, Veronica Lario, non avesse denunciato quello che stava succedendo e non avesse così impedito che al Parlamento europeo Rita Borsellino sedesse accanto a persone come queste, per carità, rispettabilissime, ognuno purtroppo fa il lavoro che la vita gli concede di fare, però non deve chiamare scandalo il fatto che compaia in televisione, uno scandalo che tu li porti a letto e poi le voglia, grazie ai meriti che hanno acquisito in quella maniera, le vuoi fare diventare parlamentari europei. Questa è la cosa terribile, perché vedete, la cosa terribile nel nostro paese è che noi oggi viviamo in una dittatura, ma non viviamo in una dittatura perché c'è qualcuno che ci opprime, ci costringe a fare col fucile puntato quello che non vogliamo fare. Noi siamo in una dittatura perché viviamo in un paese in cui non c'è più opposizione. È la mancanza dell'opposizione che ha fatto sì che oggi viviamo in una dittatura. Rinunziato, perché evidentemente se è vero che quella che oggi chiamano destra, perché io mi rifiuto di chiamare destra quella di oggi, mio fratello era una persona di destra, ma non era sicuramente una persona di destra, quella che oggi chiamano destra, così come mi rifiuto di chiamare sinistra quella che oggi chiamano sinistra. Catania, un incontro come questo l'ho fatto con dei ragazzi di Azione Giovane, dei fascisti come li chiamano, ma erano dei fascisti che vogliono combattere la criminalità organizzata, e quindi per me quelli sono ragazzi di destra. L'ho fatto insieme ad Angela Napoli, perché è una persona che anche se milita in un partito di destra è una persona di destra come era una persona di destra mio fratello, e quello per me va bene, e quello per me va bene. Non riesco più a parlare, ho cominciato a parlare solo per la rabbia, e della rabbia che oggi mi tiene in piedi, è la rabbia che oggi mi tiene in piedi. Vedete, io oggi sono veramente stanco, non riuscirei a stare in piedi, però è la rabbia che mi tiene in piedi. E non è, vedete, io vi racconto, vi ho detto prima delle cose che sono delle cose terribili, quello che vi raccontavo che c'era in Via D'Amelio, quello che c'è in Via D'Amelio. Pensate, c'è l'autista di Paolo, l'unico che si salvò, perché stava facendo, era dentro la macchina blindata di Paolo e stava facendo manovre, perché quella strada era ingombra di macchine, doveva essere sgombra, perché Paolo ci andava 3 volte alla settimana, ma era ingombra di macchine. L'autista di Paolo si salvò perché
stava manovrando con la macchina, stava facendo marcia indietro per poter rimettersi in carreggiata, per poter portare e poi Paolo e mia mamma dal cardiologo dovevano andare. Quando ci fu l'esplosione, lui fu sbalzato indietro, però non fu ferito, ebbe dei traumi molto forti, di cui ancora oggi porta i segni, però il suo trauma più grosso fu quello di scendere da quella macchina e dover calpestare i pezzi dei suoi compagni, di dover mettere i piedi nelle pozzanghere di sangue dei suoi compagni. Quell'uomo avrebbe preferito morire anche lui, perché oggi, a 17 anni di distanza, Antonino Gullo, quando si sveglia la notte e scende dal letto, e vuole scendere dal letto, ma scende dal letto perché scendendo dal letto ricorda quando, scendendo dalla macchina, ha sentito quei pezzi di carne e li ha calpestati. E io, vedete, cosa credete? Che vi dico queste cose per farvi piangere, per farvi commuovere? Io, se qualcuno mi viene a dire mi ha fatto commuovere, io mi arrabbio, ve lo giuro, dico mi arrabbio con me stesso, perché dico, allora tu tenti di fare qualcosa, tenti di far indignare la gente e invece la fai commuovere. Invece no, perché non è tempo di lacrime, non è tempo di piangere, è tempo di... reagire a questo stato di cose, a reagire, a cercare di tirare fuori questo nostro paese, ciascuno per quello che può fare, ciascuno di noi può fare quasi niente, può fare una goccia, può aggiungere una goccia, però il mare è fatto di gocce, e se non c'è ciascuna di quelle gocce non cambieranno niente nel nostro paese. E io dico anche, quando mi vengono a chiedere ma che cosa possiamo fare? Per cambiare, io dico, nel momento in cui me lo viene a chiedere, vuol dire che non puoi fare niente, perché tu devi sapere che cosa puoi fare, ciascuno di noi deve sapere che cosa puoi fare. Perché è nato a marzo, che cosa potete fare, avete già sbagliato. Vedete, ci sono dei ragazzi, io ho detto che con queste agende rosse noi dobbiamo fare la scorta ai giudici che oggi finalmente stanno cercando di togliere quel velo che ha da sempre coperto le stragi di via D'Amelio, le stragi di Capaci, le stragi di via Giorgofri, le stragi di via Palestro, che hanno coperto fino ad oggi le stragi del 92 e del 93. Oggi ci sono dei giudici coraggiosi che stanno indagando di nuovo su queste stragi, e pensate, riflettete, quando è venuta fuori la notizia sui giornali, è venuta le prime notizie che c'erano delle procure che stavano indagando su quelle, che stavano tirando, indagando, c'erano dei pentiti che stavano parlando, dei nuovi collaboratori di giustizia come Spatuzza, come Massimo Giancimino, che stavano parlando. Il Presidente del Consiglio ha detto: ci sono delle procure che stanno complottando contro di me, ci stanno complottando contro di me. Ancora non era venuto fuori, assolutamente non era venuto fuori niente, non era venuto fuori neanche il nome dei collaboratori di giustizia, neanche cosa stavano parlando. Eppure il Presidente del Consiglio, con quella che per me è un'ammissione di colpa, ha detto delle procure stanno complottando contro di me, e ha detto di più: ci sono delle procure che stanno indagando su vecchie storie e che spendono i soldi degli italiani per indagare su vecchie storie. Ma sono vecchie storie il sangue che è stato versato in via D'Amelio. Sono vecchie storie il troncone di Paolo. Paolo diviso in tre parti, le gambe da una parte, un braccio, quello con cui che aveva alzato per suonare il citofono per chiamare mia madre, da un'altra parte. Sono vecchie storie i pezzi di quei ragazzi, sono vecchie storie una mano trovata al quinto piano, un pezzo di cervello trovato all'ottavo piano, come mi ha raccontato un'altra volta una persona che abitava in quella casa. Sono vecchie storie queste, sono vecchie storie, così che possono essere chiamate, e noi dobbiamo accettare che tutto questo succeda. Capite perché io che cosa mi tiene in piedi, che cosa, perché io sono qui a gridare, perché riesco a gridare ancora dopo una giornata intera passata prima 500 km in macchina, poi 6 ore a parlare, ora ancora qui, perché è la rabbia che mi muove, ma non è una rabbia. Io non posso accettare di vivere in un paese in cui, che è fondato su delle fondamenta
fondamento in cui la calce di quello fondamento è impastata col sangue. Posso accettare di vivere in un paese come questo? È la rabbia che mi tiene in piedi, ma è una rabbia che io cerco di comunicare agli altri, perché la gente si indigni, perché la gente non accetti che possono essere chiamate vecchie storie quello che è successo in via D'Amelio. Non è possibile che questo succeda, non è possibile che succeda. Adesso, prima di finire, vi voglio, siccome ha parlato prima Giorgio, ha parlato di mio fratello e di quello che aveva scritto su Cristo, io vi voglio raccontare una cosa che non racconto quasi mai, una cosa perché mi è pesante per me raccontarla. Vedete, io sono stato educato all'educazione religiosa, ma sono stato sempre un credente molto, molto debole. Non conoscevo l'evoluzione cristiana che aveva fatto mio fratello, non conoscevo il cammino di fede che lui aveva compiuto. E quel cammino di fede che Paolo aveva compiuto, io l'ho sentito con mio fratello morto. Io sono stato 3 giorni e 3 notti sulla bara di mio fratello mentre aspettavamo Fiammetta, che era in Indonesia, e quindi la cercavamo, non riuscivamo a trovarla, e quindi non potevo non seppellire Paolo se prima non arrivava sua figlia. Io, quella che era la fede di Paolo, che io non avevo conosciuto, perché con Paolo avevamo rare occasioni per vederci, anzi ci fu regalato dal Signore, ci fu regalato l'ultimo Natale, in cui dopo anni e anni che non lo passavamo insieme, l'ultimo Natale lo passavamo insieme ad Andalo, nel Trentino. Fu quasi un dono di Dio, perché era da 20 anni almeno che io non passavo un Natale con mio fratello. E io, quella che era diventata la fede di Paolo, l'ho sentita. Paolo era dentro la bara. Io ho passato 3 notti e 3 giorni vicino a quella bara. E quella fede di Paolo l'ho sentita lì attorno, l'ho sentita dalle persone che venivano lì e mi parlavano di Paolo, l'ho sentito da tutto quello che mi succedeva intorno. E mi è successa una cosa che io ricordo, è un ricordo doloroso per me. Mi è successo che io, in quel lì sulla bara di mio fratello, io sono arrivato non a credere in Dio, ve lo giuro, io sono arrivato a capire che cos'è Dio, grazie a mio fratello. Io sono riuscito in quei momenti a identificare Dio con l'amore che è dentro ciascuno di noi, quell'amore che è un organismo unico, che però ha una sua vita sua, che, di cui un pezzo vive in ciascuno di noi. Io adesso, con queste mie povere parole, cerco di spiegarvi qualcosa di grande che io ho vissuto in quei giorni, lì vicino alla bara di mio fratello. Tanto grande doveva essere stata la sua fede da riuscire a comunicarmi queste cose attraverso la bara. Io lì, vi giuro, io in quei momenti ho capito... Quello era il sogno di Paolo. Io sapevo che Paolo era morto con quel sogno di poter cambiare il nostro paese. Allora, se da dovunque lui si trovasse in quel momento, se lui avesse potuto vedere come il nostro paese, grazie alla sua morte, stesse veramente cambiando, lui sarebbe stato felice. Allora io dovevo ringraziare Dio di averlo fatto morire, perché quello era il suo sogno, e il suo sogno stava per realizzarsi. Poi invece, a poco, invece di quel fresco profumo di libertà, ricominciai a sentire sempre più forte il puzzo del compromesso morale, come diceva Paolo, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità, oppure ancora qualcosa di peggio, quello che in cui viviamo oggi. Oggi non siamo più a quello stato, all'indifferenza. Una volta c'era l'indifferenza, oggi c'è l'assuefazione, che è qualcosa ancora peggiore dell'indifferenza. Oggi può succedere qualsiasi cosa in questo nostro disgraziato paese, ci possono dire che vengono fuori i peggiori scandali, cose che prima non potevamo neanche immaginarci, che ci fosse una rete di persone come queste, gente che ride nel letto perché c'è stato un terremoto e quindi su quel terremoto possono guadagnare. Oggi viviamo in un paese in cui non si può più neanche parlare di legalità. A me, quando mi invitano a un incontro, mi
chiedono un incontro per la legalità, io dico ho cambiato titolo a quell'incontro oppure io non vengo. Come posso fare ad andare a parlare di legalità se oggi la legalità vuol dire un'altra cosa? Oggi legalità significano sgomberare i campi dei Rom e distruggere le loro baracche, quella è la legalità. Come in un altro campo andare a distruggere anche quelle, anche se ci sono donne e bambini, questa è la legalità, che oggi, quella che ci fanno credere che oggi sia la legalità. La legalità sono le ronde che circolano, che dovrebbero, qualcuno vuole che circolano per le strade. La legalità sono avere distrutto una cosa che era millenaria nel nostro paese, la solidarietà. Noi siamo un paese di marinai, spesso. Tanti delle persone del nostro popolo sono stati marinai da secoli e c'era una cosa, c'era la solidarietà degli uomini di mare, era una cosa che durava da millenni, dai tempi dei greci, che diceva che se c'era un